intanto ringraziamo anche l'ospitalità, perché siamo in un palazzo meraviglioso, una sala stupenda, è un privilegio di essere qui. Ringraziamo il vice sindaco, poi abbiamo il assessore, il sindaco ancora. Quindi il territorio, le istituzioni ci accolgono con grande apertura. Ingaggiati dalla Lega che mi pregò
cercò di fare una fotografia con un gruppo sconosciuto, ma così erano uno di quei discografici che passano nel corridoio e magari mi viene in mente quei promoter così un po' zelanti. Non c'entrava niente, infatti non aveva proprio senso, però io mi sono messa in posa con questi signori che erano molto provocatori, si cacciavano le dita nel naso, facevano delle sberleffie, cioè, mentre io posavo tutta la ricatina sorridente, quando mi sono accorta di questo loro atteggiamento, mi sono messa a guardarmi così molto seria e poi ho tagliato la corda e non li ho più visti. Però qualche anno dopo li ho visti. L'Etigene è l'unico pezzo di questo gruppo così rock, così provocatorio, e però capace di grande eleganza. E questo pezzo è un madrigale, è scritto alla maniera di una canzone rinascimentale, e anche il testo è molto ironico, ma molto elegante. E quindi insomma lui l'ha arrangiato con una semplicità e un'efficacia straordinaria, con delle chitarre così che rievocano, poi c'è quella tastierina, no, che rievoca molto quella sensazione, ti dà quella sensazione di musica dal vivo che ti dà lui in quegli anni, anche quelli che prosperavano come funghi proprio qui in questa terra, no? Quei ragazzi che si mettevano insieme a suonare nelle cantine e poi andavano in quei dancing dove si ballava alle 3 del pomeriggio, non occorreva stupirsi per fare ore piccole, si andava minimamente.